Va bene, siamo impegnati nelle finali, nelle semifinali playoff per andare in Serie A. Forse potevamo farcela, forse no, ad andare nel campionato regolare. Quello che è vero è che oggi stiamo facendo questo. Abbiamo la prossima partita sabato a Pisa, dovessimo avere un risultato positivo, la prossima settimana sarà la finale per la Serie A. Noi siamo andati già un paio di volte in Serie A e per una piccola città e un piccolo presidente è già una grande soddisfazione. Ci proviamo sempre, questo era per tornare all'energia di prima, ci proviamo sempre perché riteniamo che quello che conta soprattutto nella vita è avere l'energia e la voglia di ricominciare da capo. Qualche volta il vento è troppo forte, ci piega, ma non ci spezza e noi torniamo un'altra volta. Quest'anno siamo un'altra volta lì a infastidire gli altri con la speranza di poter festeggiare per noi, per la città e per la regione, perché salvandosi anche la Salernitana sarebbe la prima volta che ci sono tre squadre di Serie A in campagna, che è un segnale di una rinascita, perché è questo che va visto. Il calcio non va visto solo come momenti di aggregazione sociale, va visto anche come un segnale che c'è un'economia alle spalle, perché da solo non si mantiene, mi ci vogliono quelli che spendono anche dei soldi, e se qualcuno lo fa evidentemente c'è un'economia, c'è il turismo, sono sponsor, ci sono aziende che ci lavorano dietro. Anche il calcio è un'industria, ma noi abbiamo molti campani, io ho 4-5 calciatori napoletani, ho anche il fratello di Lorenzo Insigne che gioca nel Benevento, loro sono particolarmente motivati e posso dire che negli spogliatoi si sente il napoletano e si sente cantare anche il video Vita Mia, quindi evidentemente ci tengono, poi farcela è un'altra cosa, però ci tengono.